Una nebbia che non è stata proprio un bello scherzo di carnevale, una fitta coltre bianca, un muro, ha paralizzato questa mattina la rete del trasporto pubblico in laguna a Venezia e i collegamenti acquei in centro storico e con le isole, che si sono drasticamente ridotti o addirittura saltati, come previsto dal piano nebbia. Un piano che intende garantire un trasporto pubblico sempre in sicurezza. Proprio nei giorni clou del carnevale, i disagi nei collegamenti rappresentano, come nel caso di meteo poco favorevole, un ostacolo in più con cui fare i conti. Gianluca Cuzzolin, direttore operativo della navigazione di AUMCTV, al telefono spiega. Questa mattina, con l'inizio dei servizi, la visibilità era inferiore ai 150 metri. Abbiamo dovuto applicare gli interventi di riduzione dei servizi per motivi di sicurezza legati al piano nebbia. Pertanto, sono venuti meno i collegamenti da Lido per l'ospedale e purtroppo, nell'avvicinamento dei mezzi dell'INEA 17, la nave traghetto San Nicolò, per causa della rottura di un motore, ha impedito di svolgere la corsa delle 8:20 da Lido per Tronchetto, e per il resto il servizio tutto sommato è rimasto abbastanza regolare, con qualche disagio nella parte orientale della città dove era maggiore la nebbia, ma tutto sommato il disagio si è risolto abbastanza presto. Fino a dopo mezzogiorno e dunque per quasi tutta la mattinata la situazione non è tornata alla normalità e si temono disagi per il ritorno della nebbia anche nelle prossime ore. Temiamo che in serata si possa ripetere il fenomeno della nebbia, vista l'alta temperatura che si sta manifestando in questa giornata.